tanti ritornelli. Città con le campane, si sveglia a Montecatini, le campane, din don dan, din din, e poi sotto Natale, ragazzi, e poi feste di qui, feste di là, Immacolata Concezione, su tutte queste feste, siamo pieni di feste. Ma meno male. Meno male. Tu hai fatto una solenne promessa invece per Natale? Di essere in primis più buono e poi di non mangiare il panettone né il pandoro fino alla vigilia, quindi fino al 24? Ma ce la sei un mese che sto mangiando il panettone. È la mia promessa, io sto cercando di coinvolgere qualcuno. Come vedi, anche noi siamo attrezzatissimi già a Natale, no, con l'albero, no, di Natale. Dolci non ne vedo, no, dolci no, però in ogni caso. Ma come mai? Vabbè, no, però la promessa di essere più buoni sicuramente si può fare. Sì. A parte che io sono sempre buono. Vedi, è spuntata un'aureola qui, sì, la vedete, no? È solo un effetto ottico. Allora, per esempio, io sono buono e tu invece come sei? Buona! No, sono bello. Lo dico. Allora, Mentiras, lei sì che è buona. Elena Cavarroffi di Castellina Padi. Elena è molto bella e molto brava. Castellina Padi, per voi. Hoy regresas de nuevo con tu cuento. Tus promesas me robo el corazón. Mentiras, tú llegas con mi vida. Chi ci scrive oggi? Ci scrivono da Orvieto ed è Sergio che vuole dedicare un bel brano a Stefania. Oddio, il titolo è, ma chi me l'ha fatto fare? Adesso devo leggere cosa dice Sergio. Allora, ma lo sai che penso che sia una canzone mia, che no, però non ricordo, vabbè. Che è scritto a quattro mani con Dino Bucciante, sì, però non mi ricordo. La collaborazione è datata. Allora, ci dice Stefania, ma chi me l'ha fatto fare? Me lo chiedo tutti i giorni, è la vita, cosa non si farebbe per amore? Tanti baci, tuo Sergio, ma cosa hanno combinato questi noi? Non so, devo indagare. Sì. Sergio per Stefania, ma chi me l'ha fatto fare? Vabbè, quando veniamo a Orvieto ci informeremo. Ci informiamo meglio. E adesso andiamo con il jukebox, Teddy. Dino Bucciante. Dormi, tocca spadellare, lavare, poi
io non ne posso più. Ascoltate bene il testo, perché è una canzone scritta per le donne, ma da un punto di vista un po' maschile, se vogliamo, ma che piace tantissimo agli uomini, ma piace tanto anche alle donne, soprattutto per quanto riguarda ciò che si dice all'interno della canzone. Le donne amano, la dedico a tutte voi. Le donne che ti aspettano di notte, che accettano qualsiasi tua bugia, sono quelle che in silenzio sanno piangere per non lasciar che tutto vada via. Le donne che ti offrono l'amore ai bordi delle strade di città sono donne a cui la vita ha rubato gli affetti e la propria dignità. Le donne amano e sanno sempre cosa fare, piccole isole nel mare, sotto le stelle il cielo blu. Le donne sognano una carezza, due parole, è solo questo che le servirà. Le donne sognano, le donne amano, le donne. Luciano Nelli. Grazie. Ed ecco la collaborazione con Gianni Coletti, che talvolta è seria, talvolta come in questo caso un po' meno. Vabbè. Cosa puoi dire? Comunque Gianni e Nina, ci colleghiamo con casa Giannina e vediamo che cosa combinano questi ragazzi. Ma. Li teniamo d'occhio. E poi comando io, e questa casa è mia.
Oh, Jenny, guarda che ho trovato. Che hai trovato? In Kenya? La sposa deve essere incinta. Per sposarsi deve essere incinta, se no non lo sposano. Cioè, prima devi metterla incinta e poi la sposano? Sì. Boia. E poi, dopo di questo, tre mesi, il marito deve vestirsi da donna. Dopo tre mesi che si è sposato? No, tre mesi proprio. Deve stare tre mesi vestito da donna? Sì. Perché? Perché deve capire come è dura essere una donna. Ah, ho capito. Quindi lì chi porta i pantaloni sono gli uomini, giusto? È qui a Marocco? Sì. E a Marocco per una moglie danno 10 camelle. Sì, questo lo so. Ci ho mai pensato? Sì, ci ho già pensato io, ma dove le metto 10 cammelli qui? Anzi, fa una cosa, guarda un po' se trovi... Se dai una moglie di 50 anni ti danno un cambio 2 di a 25. Sì, e cosa faresti? E cosa farei? O mi fa parlare? Orchestra Davide Salvi, tra l'altro lui è un bravissimo fisarmonicista, uno dei più virtuosi italiani. Sì. Davide è molto bravo. E ci fa ascoltare questa canzone. Dell'orchestra storico, sì. Papà. Una bella polca, allora tutti a ballare la polchetta. Vai. La sigla, tienilo per te, non lo dire a nessuno, invece poi arriva la Paola e gli fa dire tutto. Fatte la sigla di intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, ben ritrovato, ma che dico, Moreno Jacoponi, siamo a casa tua, quindi tu ci ospiti ogni giorno a ritornelli. Per me è un piacere. Ma in questa che ormai è diventata anche a dir tu la sala ritornelli. Esatto. Ormai è la nostra sala. Grazie Moreno. Siamo veramente felicissimi dell'ospitalità, di tutto ciò che ci prepari ogni giorno, perché noi siamo qua, fra un po' vitto e alloggio sempre da te, i nostri ospiti.
felicissimi perché Moreno Jacoponi, cari amici, voi lo vedete così esile, io dico un'étoile, è un modello quest'uomo, no? È lo chef, l'unico chef pluristellato, anche perché lui si fida solo, giustamente, di se stesso. Esatto. Quanti siete in cucina, Moreno, qui siamo a Villa Rita? 8. 8 persone. Sì. Però l'unico che dirige tutto, il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare via, chi è? Vabbè. È Moreno Jacoponi, perché la vita di un direttore, perché poi alla fine sei vero proprietario di Villa Rita e non solo, perché tu hai 3 hotel in Montecatini Terme. Esatto, sì, un accanto all'altro in questo viale. In questo viale possiamo anche dirlo. Viale Marconi di Montecatini Terme. E questo Villa Rita noi l'abbiamo battezzato un'oasi di benessere in quel di Montecatini, dove si sta bene, si può pernottare, si può d'estate. Abbiamo una bellissima piscina, poi volendo un po' di spa. Ma soprattutto anche un grande ristorante curato e gestito da Moreno Jacoponi. Adesso si avvicinano le feste, si avvicina il Natale, per cui cosa hai offerto ai tuoi clienti, ma anche, devo dire, a quelli che vengono poi esternamente a mangiare solo da te al ristorante? Allora, abbiamo preparato un bellissimo menù per il cenone di Natale, chiamiamolo così, che è la vigilia. Che è la di vigilia, Natale. Quindi il 24 di sera, quindi la cena, ecco, della vigilia. Io infatti ti ho chiesto di stamparmi uno dei menù perché sono curiosa e poi perché mi è già venuta, cari amici, la colina in bocca, perché qui vedo aperitivo del santo. Qui sì. È qualcosa di mistico, cosa mi metti in questo aperitivo del santo? Beh, allora, innanzitutto c'è un cocktail che si chiama cocktail del santo, che è preparato con non tanto con alcol quanto con frutta. Quindi è fruttato, quindi è adatto fruttato. Anche alle signore che magari hanno un palato un pochino più esigente. Non cominciamo con cose pesanti, subito, ma ecco, con cose leggere. Leggere, quindi poco alcolico, anzi per nulla, perché è del santo. È del santo, altrimenti diabolico sarebbe, ecco. E poi abbiamo questi amuse-bouche, che sono degli aperitivi, delle tartine. Sono delle tartine, sì, vari tipi di tartine, fatte con vari prodotti freschi, come carciofi, funghi porcini, castagni, eccetera. Ecco, tu usi molto melograno, tu usi cose particolarissime esatto, nella tua cucina. Che permettono di prepararsi a quello che poi è la cena che viene servita al seguito. Ecco, poi vedo una polentina di mare e monti. Esatto. Quindi unisci. Siamo nei frutti di mare, preziosi, e nei funghi preziosi. Però uniti con la polenta, che comunque è un cibo semplice, esatto, no? Della vecchia esatto. Nostra tradizione italiana. Dobbiamo valorizzare questa. Ecco. E poi abbiamo una degustazione di penne al salmone, risotto ai funghi, per cui terra, mare, sempre mare, terra. Ecco. Dobbiamo accontentare un pochino tutti i palazzi. Certo, c'è chi certo. Non ama pesce, c'è chi non ama il fungo, in ecco. Questo modo. Però tanto tu hai comunque una scelta, quindi avvisiamo anche gli eventuali clienti che venissero, cioè è vero un menù esatto, prefissato, esatto. Però se voi aveste particolari anche esigenze, a livello anche di intolleranze alimentari, celiachia e affini, Moreno vi può accontentare. Ma quello che mi colpisce è questo tacchino in bella vista, con la salsiccia toscana, ragazzi, quasi quasi noi non andiamo a lavorare e veniamo a mangiare da Moreno Jacoponi la vigilia, la notte del 24, perché merita. Com'è questo tacchino? In bella vista, allora lì ho preso qualcosa di classico, che è il tacchino, sì. Che si fa anche nei nostri Stati Uniti, certo, eccetera. Tipico, il turkey. E diciamo che l'ho reso un pochino più toscano con la salsiccia. Ecco, quindi è ripieno. È ripieno di salsiccia. Vuoi dire tu al nostro pubblico se hai scelto il tacchino maschio o il tacchino femmina per questa cosa? Sempre femmine, cara. Ecco, purtroppo è il tacchino femmina. Ma su questa cosa, siccome mi ci voglio soffermare, Moreno, e il tempo della nostra intervista con l'artista per oggi è scaduto, direi di farci il cin cin con il tuo ottimo vino. Io ho scelto un bianco e tu un rosé, cin cin. Tanti auguri. Tanti auguri anche al nostro pubblico in anticipo, però continuiamo domani con il menù. La degustazione preziosa del 24 dicembre. Perfetto. Villa Rita, Moreno Jacoponi, cin cin. Marco e Alice, adesso che sono appunto questa orchestra, questa nuova orchestra, se vogliamo, prodotta dalle edizioni musicali Balducci. Gestione familiare tra loro fratello e sorella, che ci fanno ascoltare questa, dove loro sono nati, a Tropea, quindi in Calabria. Allora andiamo a vedere che cosa ci cantano. Tropea. Perché loro gli hanno lasciato il cuore. Ma... Anche Tropea, c'è un bellissimo villaggio turistico dove io ho avuto la fortuna di fare 15 giorni tanto tempo fa, è stata una cosa splendida. Viva la Calabria. Viva la Calabria, ma viva tutta l'Italia. Certo. Tropea, fantastiche fiabe d'amore.
quello che c'è. Lascia che sia il vento a trasportarti nei sogni miei. Cammino a piedi nudi, mi sembra di essere un re. Averti così vicina, tu sei per sempre e sarai. Tropea, paese di mille colori, città dal profumo dei fiori, aperti che splendono al sole. Salutiamo, andate a ballare, mi raccomando, e andate a ballare anche di domenica. E chi c'è già a volte questi pomeriggi allungati? Voi so che alcune di voi siete già lì dalle 3 del pomeriggio, certo. Quindi restate lì, divertitevi alla grande, fate la pericena, poi fate magari anche la cena seria, insomma, tutte insieme. Noi sapete che facciamo, ci troviamo qua all'Hotel Villa Rita di Montecatini Terme e vi salutiamo e ci vediamo domani. E andiamo a mangiare. E andiamo a mangiare anche noi. Buona musica. Ciao. Quanti ritornelli